Allora, ci buttiamo nella partita Roma-Fiorentina? Sì, non stai condividendo se pensavi di condividere perché quando sei Ah, uscito e perché sono rientrato. uscito Rivera. Succede così. Proprio devi rifare l'operazione. Ecco qua. No, scusa un attimo, Denis, prima di entrarci, tu hai visto il post di Mourinho? Sì, col fallo Vergognoso. poi subito nel primo tempo dallo stesso Zaleschi. Appena Esatto. messo, sì, infatti l'ho postato anch'io, però vabbè, poi ne parleremo, nel senso è un fallo, è un errore di Rapuano, ma è un giallo che manca. L'ho usato, diciamo, come paragone per definire un po' il secondo giallo, adesso vabbè, lo Adesso ne vediamo, però. parliamo. No, 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 ti volevo chiedere così, se no lo Sì, quello guardavamo. l'ho visto, è una polemica che appunto, secondo me non ci sta fare una polemica su quel fallo, nel senso che è un cartellino giallo che manca, non è un secondo giallo, è un chiaro fallo subito da Zaleschi che meritava il cartellino giallo per Caillaudet, quindi quello è un fatto, Come diciamo, di Caiode o cronaca. Non Caiode? Si chiama. lo so, questo non lo Caiode, ricordavo, Caiode perché ecco. è italiano. Ok. Volevo comprare una cosa su Amazon, una felpa, no? Ma non c'era in quell'italiano. Come ho fatto a comprarla? Con NordVPN. Mi sono collegato, ho fatto finta di non essere in Italia e tac, sul sito tedesco è disponibile il merchandising di Twitch. Signori, anche per questo mese abbiamo una partnership con NordVPN. Il link ovviamente lo trovate in descrizione. Utilizzando questo link avete lo sconto del 70% più 4 mesi gratis e per i primi 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Cioè lo fate, se non vi trovate bene, potete ovviamente richiedere indietro l'abbonamento. Cos'è una VPN? Lo sappiamo tutti, ma oltre ai regali di Natale, che posso fare? Le vacanze, vi faccio un esempio, ci sono dei posti, soprattutto all'estero, che su siti stranieri hanno delle facilities che se ci colleghiamo dall'Italia non possiamo avere, perché magari ci sono degli sconti particolari che invece in Italia non hai. Per non parlare dell'intrattenimento, in Italia i film escono in un certo periodo, però se noi facciamo finta tramite la VPN di essere all'estero, che ne so, negli Stati Uniti probabilmente ci saranno dei film natalizi che in Italia non trovi ancora e che grazie a una VPN te le puoi ciucciare. Usate il nostro link per avere lo sconto e poi ne riparliamo. Sì, Allora lui questo poi. dice, uno, i fratelli sono sempre fratelli, che è la foto con Burdisso. Ok? Poi dice, grazie, grazie. Poi scrive, tre, il silenzio è una delle grandi arti della conversazione, di Marco Detto da Tullio lui che proprio non è Cicerone. proprio Romano Gabbo. Vecchia Il saggezza due. romana. Quattro. Quello ero io 50 anni fa. Ben fatto, ragazzo. Lui fa E vedere due. questo. Il 2 non ho capito. Forse sono grazie, grazie, grazie. Non. Ah, ok, sì, può essere. Comunque, questo è l'intervento, diciamo, dal quale partire. Poi dopo c'è da parlare. Esatto, allora quello è l'intervento che ha postato Mourinho perché appunto subito dal primo giocatore che viene espulso nella partita di ieri, è come abbiamo detto un fallo che manca alla Roma, è un cartellino giallo che manca, non c'è eccessiva violenza, il colpo arriva, tocca il pallone, sappiamo che questo non è. Toccare il pallone non vuol dire non fare fallo, arriva in anticipo sul pallone, va poi sul piede basso, cioè lascia sempre la gamba Denis, sul terreno. scusami se mi Questo è un permetto. giallo, però non è, cioè non c'è, non Se farei. mostri questo frame, Mourinho giustamente oggi che cazzo deve raccontare? Se mostri questo frame, dici, No, per minchia, quello che ho spiegato manca la velocità, esatto, per quello se che ti vedi dicevo. l'azione, infatti ieri nessuno si è lamentato di sta roba, perché se vedi l'azione nessuno si lamenta. Allora, Oggi Mourinho, ricordiamo che qui non è perché oggi stato dato Mourinho di neanche che fallo. cazzo deve Esatto, non è parlare? stato ravvisato È stato fallo preso a perché ha pallonate. visto l'intervento che è arrivato prima sul pallone, però qua diciamo che se lo fischi fai giallo, non sbagli, però è un altro, diciamo, un discorso che resta una normale, diciamo, azione Cioè, quello oppure lì poteva errore di essere 90 minuti. richiamato dal VAR No. solo se l'avessero ritenuto da rosso. Sì, esatto, però non è un intervento da rosso, ma neanche discutibile. È un giallo che Ma manca, ma sì, non ma discuterei sì. sul rosso. Ragazzi, Qua ma invece cosa? Qua figurati. invece sono i due cartellini gialli presi da Zaleski. Allora, il primo perché? Il primo non per l'entità del fallo, nel senso che viene fermato una potenziale azione pericolosa. Tra l'altro, il direttore di gara avrebbe anche dovuto aspettare un attimo perché il pallone stava arrivando a Bonaventura da solo davanti all'area di porta.
all'area di rigore. Poteva dare vantaggio. Avrebbe potuto aspettare un attimo, vedere se il vantaggio all'altro sarebbe concretizzato. No, secondo me Buonaventura parte leggermente in ritardo, c'è anche il portiere in uscita, il pallone non va proprio nella direzione di Buonaventura, quindi ha fatto anche, diciamo, bene. Però questo è un giallo per aver fermato una potenziale azione d'attacco, quindi un cartellino giallo abbastanza facile, abbastanza chiaro. Il secondo, invece, allora io l'ho equiparato come... Il secondo giallo invece è stato dato per imprudenza, cioè per gravità del fallo, ok? Quello in basso. Diciamo, quello in basso, le due immagini in basso. Allora, diciamo che per il metro un po' che ha tenuto Rapuano, anche appunto per quello che ho voluto fare l'esempio anche del fallo non fischiato nel primo tempo, può essere un giallo forse eccessivo, ma non è un giallo inventato che non c'è da regolamento, perché cosa succede? Il giocatore viola fa una sterzata, supera il giocatore giallo-rosso che si vede superato, alza la gamba e il punto di contatto è abbastanza alto, appena sotto il ginocchio. Non è un fallo violento, non è un fallo cattivo, ma qua un cartellino giallo te lo vai un po' a cercare, nel senso non vedo polemica, può essere leggermente... Diciamo, hanno fatto polemica anche su sta roba qua, il clown. Fiscale, ma non un errore. Per favore. Nel senso, se vediamo un po' tutto il metro, tutti i 90 minuti, ha lasciato correre molto, soprattutto non ha ravvisato il fallo nel primo tempo, che era un fallo più duro dal punto di vista, diciamo, della gravità del fallo. Quindi a questo punto qua, diciamo che se l'ha cercato, tu sei saltato e alzi la gamba a quell'altezza e un giallo te lo puoi prendere, sei già ammonito, devi un po' stare un po' attento che può arrivare. Questo... Bene. Sul secondo, qualcuno Riccio, non so, sei d'accordo? Non ha nemmeno protestato Zaleschi, si è messo la maglia davanti alla faccia e si è andato a dormire. Cioè, anche qui, ragazzi, ma l'onestà intellettuale di dire Zaleschi è stato uno sciocco, amen. Cioè, perché non ci deve essere onestà intellettuale nel gioco del capo? Occhio, fa, ragazzi, occhio che c'è Riccio, che ci stupisce. Riccio lì, onesto intellettualmente. Io sono onesto perché per me... Cioè, aspetta, per me è rosso, però io ho sentito dire da Flavio che ci hanno dominati. Ma che cazzo avete dominato? Aspetta, fammi parlare. Ma giornalista dei miei coglioni, fammi parlare. No. Perché la Roma nel primo tempo ci doveva fare due pere, perché quella finiva lì nel primo tempo, perché la Roma si mangia un'occasione con Dybala. La Roma si mangia un'occasione con Dybala all'inizio, due contro due, poi Simone e Lukaku sbagliano. Tu ti sei salvato a buco di culo. Ma tu non sei... certo. Riccio, scusi, io non vorrei contraddirla, ma io non l'ho vista benissimo. Ma le statistiche che ho sotto non mano dicono proprio quello che le danno. Ma le statistiche, se devono guardare le partite. Se uno scende da Marte in questo momento, dice Rizzo ti fa Fiorentina, perché le statistiche sono queste qua. Ma le statistiche non servono a una minchia, perché lo sai anche te che nel primo tempo il cervello, lo sai, ragazzi, anche te che nel primo tempo la Roma doveva farti due gol. Un attimo, lo sai per favore, anche te. Calma. Fra, la differenza è che uno ha vinto la conference e l'altra si è presa under culo. Tanta roba. Che ieri, ragazzi, il tifoso della Roma dovrebbe dire: oh, vai Dennis. No, allora no, c'era Andrei anche un altro episodio, dubbio, quello più grosso. C'è l'altro rosso, cartellino rosso diretto per Lukaku. È un cartellino rosso per grave fallo di gioco. Allora, il cercato di mettere... Quattro turni rischia Lukaku, leggevo. Cosa? Quanti turni rischia? Secondo me daranno comunque uno. Grave fallo di gioco può arrivare, diciamo, a partire dalle due, però ci sono sempre o attenuanti o... Cioè, non ha inveito, è andato avanti a protestare. Dipende un po' quello che scriverà. Secondo me sarà una giornata di squalifica, massimo due, però secondo me... Siamo più sulla una giornata, vabbè, sicuro. Poteva rompere una gamba qua a me, ragazzi. Allora, lì, al di là del fatto di come è arrivato, nel senso che è arrivato alto sopra la caviglia e strappa anche tutto il calzettone, qui da vedere, questi tipi di falli vanno visti anche a velocità normale, perché il ralenti... Ragazzi, se sto fallo qua lo facevano su Dybala ieri sera... succedeva il pandemonio, il pandemonio la velocità con cui entra fa ricadere tutto. Vabbè, nella Dybala avrebbe sicuramente smesso la carriera, siamo lì, eh. Questo se lo vedi a velocità normale, come va rivisto per valutare un rosso, devi vederlo a velocità normale, non rallentato. Rallentato puoi capire, no, ma poi ragazzi, Lukaku, cioè deve anche capire la massa che in maniera
Cioè, quanto peserà Ragazzi, la roba Lukaku? clamorosa. Mourinho si è lamentato di questo rosso. Ragazzi, dopo questo rosso qua, gli fa due robe. Chiede scusa e fa silenzio. Mourinho si è lamentato di sto rosso. Ragazzi, Mourinho si è lamentato di sto rosso. Si è No, ma messa raga, lì se una roba a del genere la fa Mancini, cioè secondo me è proprio la situazione che è stata letta Una male. porcata, dai, devi avere 2 giornate. Una Almeno porcata questa. deve avere 2 giornate, secondo Una porcata questa, dai. Non ha mai mirato alla palla, dai. Bisogna capire se è grave. Quando, diciamo, un comportamento gravemente antisportivo, vediamo cosa scrive. Da lì si parte le 2 giornate, poi va su una. Su tre no, perché secondo me non è condotta violenta questa. Nel senso, è comunque un intervento dove non vuoi arrivare. Cioè, è andato dritto per dritto a una velocità. Cioè, la velocità che fa sì che il cartino sia rosso al di là del punto di impatto, la strisciata, comunque lo prende sulla tibia, sul parastinco, e poi scivola strappandogli proprio perché al parastinco scivola e va a strappargli il calzettone, ma la velocità con cui entra ricade nella vigoria sproporzionata, cioè entrare senza pensare alla gravità di quello che può avere sull'avversario. Quindi Manu, questo è un tu rosso da facile. ateo? Non ho capito. Da ateo? Poi ateo per modo di dire. Lukaku, immagino che stravedi per Ma Lukaku. va, ma è pura. Ma che cazzo stravedi? È pura follia questa. Cioè, mi ha fatto un intervento dove proprio la palla neanche. Cioè, non gli è proprio passata per la testa dov'è la palla. Un Lui ha attimo. rischiato tantissimo. Cioè, meno male se si vede anche un pochino meglio. Lui alla fine dell'intervento si vede che leva un po' la gamba perché si è accorto della cazzata che ha fatto probabilmente. Quindi, c'è poco da commentare. Abbiamo AS macellai. un'ultima ora sulle giornate date a Romelu Lukaku. Buongiorno direttore, ecco qua. Quante giornate ha preso? Buongiorno, esclusiva, esclusiva. Ma due giornate, minimo 2 giornate. Ma è Ma su Lukaku c'è ufficiale? un'altra. Cioè, sì, dovrebbe arrivare. Comunque, su Lukaku c'è un'altra notizia appena uscita qua dall'Inghilterra, Sì, perché ma era è uscita. sicuro però che va della Sì. credibilità. Due, e Dennis diceva una. Due, Due. capito Mi tuffava Dennis? Roma fin da bambino. Notizie dall'Inghilterra, oh. No, notizia dall'Inghilterra perché era girata la voce di un possibile ritorno di Lukaku già a gennaio, perché Pochettino si era lamentato un po' del mercato, voleva nuovi acquisti. Ma niente, cioè, The Atlantic ha smentito la notizia, ha detto che Lukaku non ritornerà al Chelsea, non è nei piani di Pochettino, Com'è che si rimarrà. chiama il giornale, scusi? The The Atlantic. Atlantic. Vabbè, E Dennis, dopo l'ho niente. filmato al TV e quando avvio. Due giornate comunque, Dennis, ci No, dicono. volevo 2 giornate, sì. Volevo invitarvi Viene a farvi valutato leggere. l'intervento come condotta gravemente antisportiva, perché come dice Manfred, la volontà comunque di andare sul pallone non ce l'hai. Non c'è. Ripeto, non è condotta violenta, quindi non vai sulle tre. Magnan prese 2 giornate, giusto, Dennis? Magnan ha presa una sola per l'uscita in Genoa-Milan, eh. Una? Però lì forse lì c'era più la volontà di andare anche sul pallone. Diciamo, la differenza forse sul grave intervento antisportivo può essere questo. Comunque sì, non più di due, nel senso che la terza dovrebbe essere con la Juve, mi pare. No, ma Però questo non lo so. se Dovrebbe ne hanno esserci tre è esagerato, Bologna, Napoli e Juventus, può essere. eh. No, c'hanno Bologna, Guardate che Napoli con interessante. la Juve, sì. Esatto, Sì, quindi sono sicuramente d'accordo. 3 giornate no, perché non si tratta di una condotta Vabbè, violenta. non ti preoccupare, Denis, avranno tutto indietro con la C'è Juve, il stai tranquillo. designatore Mourinho che gli darà ad una Va, giornata, finirà dai. 1-0 Juve, cosa stiamo parlando? No, tutto indietro. La Juve, gli 1-0 sono tutti meritati. È Porca certo, giusto, miseria. è Cos'è giusto, che giusto. dice Ma dai, su un rigore per la Fiorentina, Dennis. Siamo noi stupidi? Siciliani si scaglia contro Mourinho. E dice Mourinho, che ride sarcastico, il manifesto del suo fallimento. Ancora una volta, invece di presentarsi a spiegare perché la Roma ha giocato così male, ecco il solito teatrino per recitare da martire e incolpare l'arbitro. Ma perché fallimento? È quarto in Ma che Champions. senso? Ma io posso, cioè, mi rimette le dichiarazioni un attimo, per cortesia. Vabbè, ma No, ci no, sono ma scusami, troppo. ma la Roma giocare male che cosa? Che nel primo No, tempo. benissimo, calcio champagne ieri. Ma che Calcio cazzo vuol champagne. dire? Ma la Roma l'aveva portata a casa, perché nel primo tempo finisce 2-0 quella partita. Beh, Sono Flavio, fessi. no, Ma beh, la partita Flavio. finisce al 90esimo. Sì, però il primo tempo, ragazzi, la Roma, la Fiorentina non benissimo, la Roma bene. Andrea, abbiamo avuto due occasioni nette, una con Sola e una con Bonaventura, e voi avete fatto il gol e l'occasione di Ah, Dybala. perché No, con e 2 voi? contro Io. 2 Lukaku Azmoun non è un'occasione clamorosa in contropiede?
Sì. E Lukaku ha fatto un passaggio che sembrava una Posso sottiletta. ricordare, Flavio? Non so, non Ma anche risultava Azmoun il partita. colpo di testa poteva far meglio sul cross, non mi ricordo di chi. Abbiamo avuto 4-5, ci manca un rigore. Possiamo andare sul rigore? Allora, l'avevo intravisto al bot. Vabbè, comunque c'è, è un fallo di mano, ce lo siamo visti anche ieri sera, ragazzi. Prova a Mano di ritrovarlo, prova Mancini, anche a ritrovarlo. lì c'è l'immagine, purtroppo, Flavio, c'è l'immagine che ho visto io, che è quella che poi si è riproposta, diciamo, è dal centrocampo andare verso la Sì, è porta, quindi frontale. mi manca un po' la profondità per vedere il braccio c'è, però lì l'arbitro ha fischiato fallo in attacco prima. Quindi Eccolo, eccolo. diciamo, fallo in attacco che secondo me non c'era, però a quel punto il gioco è interrotto. Dennis, ma è simile Ma ha al fischiato prima, rigore? Dennis. No, non ha fischiato prima, non ha Non ha fischiato fischiato prima, prima. Dennis. Ma Ok, scusa, allora. questo è un errore gravissimo. Ma scusate, Ma come se non non ha fischia fischiato fallo in prima? attacco. No, Ragazzi, secondo qui me. ha dato fallo di Nzola. Scusa. L'arbitro qui ha Questa è fischiato palla fallo in di attesa, secondo me, Manfred, per quello che non l'ha dato, perché non Ma se no, l'aspettava. sai perché non può essere in attesa? Perché in attesa è quando te la colpiscono o Forza Juve. davanti, cioè se l'avesse deviata l'attaccante è in attesa, ma siccome non la tocca nessuno, no, È un perché hanno cross, dato il però. rigore simile settimana scorsa, non mi ricordo a chi, che ce l'aveva un po' più Con la largo. Fiorentina. La stessa Lazio contro la Fiorentina. No, Eh sì, non è in Fiorentina-Parma in attesa. Coppa Italia. Cioè, non Anche puoi dire l'altro no. con noi, ragazzi, quello è O non lo rigore. vediamo ed è attaccata al corpo, che è Ma l'unica non è cosa attaccato che al corpo. Esatto, quello che l'unica dico cosa che io lo salva. manca diciamo l'inquadratura, Allora, manca il secondo calciatore Marelli è Zeppino. uno scandalo non andare al VAR. Cioè, bisogna andare al VAR. Però vabbè.